Buongiorno a tutti, siamo qui dalla Mediateca della Regione Puglia di Bari a tu per tu con un personaggio dello sport molto ma molto conosciuto che ha fatto un po' la storia del calcio. Signori, Giorgio De Trizio, Buongiorno, salve! ciao, ciao Clelia, buongiorno a tutti. Come andiamo? Abbastanza bene. Sei emozionato? Abbastanza, abbastanza devo dire. Senti Giorgio, allora io mi chiedevo, insomma, dico, noi facciamo, insomma, un po' di interviste a dei personaggi riguardanti il mondo della politica, dello spettacolo, e ho pensato, dico, adesso mi serve un elemento dello sport, una persona sportiva. E insomma, non stavo, mi stavo scervellando, chi posso chiamare? Tu sei uno dei nostri che fai un programma sportivo con noi, Anche se da poco. anche Anche se se da da poco. poco. E quindi pensavo, dico, lo abbiamo qui in casa e Inutile lo andare a guardare in intervistiamo, giro. ecco. Giorgio De Trizio, io vorrei farti una bella domanda. Come vedi il calcio adesso dall'alto? Diciamo da fuori, perché in questo momento mi occupo di una squadra di puro settore giovanile. Però ecco, da fuori dico che è un calcio che è improntato soprattutto sul fatto economico. Tant'è vero che, dico anche a livello mondiale, anche se poi vorrei soffermarmi un po' sul calcio, in Italia, tutte le squadre sono composte più o meno da stranieri, quindi anche il senso di appartenenza è venuto un po' a scemare, ecco perché poi quei derby di una volta non esistono più. Tipo Bari-Lecce, quando nel Lecce giocavano 10 calciatori leccesi e nel Bari 15 calciatori che venivano dal settore giovanile. Sì, senti Giorgio, a parte questo, tu vivi a Bari, vero? Io sono nato a Bari e vivo a Bari, nella città vecchia, quindi voglio dire, quello è il mio regno e da lì non mi sposto per nessun motivo al mondo. Senti, ricordiamo per chi non ti dovesse conoscere, che è difficile almeno a Bari, qual è stato un po' il tuo percorso nel passato, in quali anni? Cioè praticamente la mia storia calcistica è nata nel Borgo Antico. Io giocavo con altri ragazzi della mia età nelle piazzette del Borgo Antico, poi lì fui visto da un osservatore che mi portò a giocare una squadra di Lega Giovanile, poi di là venne ancora l'allora responsabile del settore tecnico Regalia, che mi vide in una partita di settore giovanile e mi portò nella primavera. E quindi poi da lì, primavera, prima squadra, diciamo che in un certo senso ho anche bruciato le tappe, perché io a 19 anni già, era difficile allora, però io a 19 anni già giocavo in prima squadra. Quindi molto giovane, sei stato molto bravo. Sì, diciamo bravo e fortunato, perché io mi ricordo che molti amici miei, lo stesso bravi come me, però non hanno avuto la fortuna di trovare una persona che, come posso dire, che scommettesse su di loro, ecco. Qual è stata la tua più grande soddisfazione? Ma la più grande è stata l'aver battuto la Juve in casa tanti anni fa, la Juve di Platini, Rossi, Tardelli, Zoff, quindi tutta gente che poi è diventata famosissima. E mi ricordo anche, cioè ancora oggi, proprio le immagini fresche di quella serata, perché poi non vincemmo la partita, noi la pareggiamo, però pareggiando eliminavamo la Juve, quindi pareggiamo al 90esimo. Quel periodo vi seguivano tutti, tutti Sì, ci veramente, è seguivano stato. tutti perché nessuno scommetteva su di noi, perché noi battemmo la Juve e poi andammo a Firenze contro la Fiorentina e tutti quanti che dicevano vabbè, tanto con la Juve è stato un caso e invece dopo abbiamo battuto anche la Fiorentina. Senti Giorgio, ma hanno mai provato a portarti fuori, a portarti via dalla tua Bari?
Sì, mi ricordo, giocavo nel Bari, avevo 21 anni o 22 anni, e allora il Perugia di Castagnier, dove giocava Rossi dal Fiume, il Perugia che arrivò credo secondo in campionato, in Serie A, ci fu un contatto, sembrava quasi fatto, invece poi proprio l'ultimo giorno sfumò tutto e io fui molto contento perché non volevo andare via da casa. Beh, insomma, è un po' triste, Poi no? c'era mia Spostarsi. madre, che è una persona della città vecchia, che praticamente, come posso dire, Quindi tu sei barese verace barese proprio. veraci, sì, le madri di una volta, dove mi diceva: "Ma tu veramente te ne vuoi andare da casa? Ma perché te ne vuoi andare?" E quindi quando poi mi chiamarono, che mi confermarono che non si poteva fare più niente, Magari oggi una mamma per una carriera invece spingerebbe, no? ora sì, ora è il contrario, perché io vedo anche nelle categorie dove alleno c'è più interesse intorno diciamo, al figlio. Senti, quando ti sei sposato? In che periodo poi? Beh, io mi sono sposato giovane perché allora si diceva che il calciatore sposato era più controllato, più tranquillo, e quindi a 22 anni mi sono sposato, poi sono diventato papà subito. Infatti ora ho una figlia di 26 anni e l'altra di 21. Eh Caspita! sì, potenzialmente potrei anche diventare nonno, Tutte quindi femmine? tutte e due femmine, sì. Beh, Ah, che rapporto hai con queste ragazze? diciamo, vabbè, sono sempre il padre, quindi voglio dire un po' di rispetto c'è sempre, però abbastanza, come posso dire, sul gioco, sullo scherzo, mi pigliano in giro, io mi faccio prendere in giro perché poi alla fine Ecco, mi tu che sei piace un tipo pure. molto sportivo, appunto, sei molto giovanile, ti mantieni benissimo. Se un giorno all'improvviso dovessi diventare nonno, come la prenderesti? No, la prenderei bene se arrivassi un maschietto, voglio dire, dopo due figlie femmine, quindi il maschietto sarebbe l'ideale. No, diventare nonno, come ti sembrerebbe? Ma mi piacerebbe, devo dire la verità, mi piacerebbe diventare nonno, perché poi, voglio dire, comunque sono una persona abbastanza tranquilla, quindi non, accetto i miei anni perché la mia vita, come posso dire, l'ho vissuta anche intensamente, perché poi facendo il calciatore, quindi emozioni sia in negativo che in positivo durante le stagioni le ho vissute, e quindi va bene così, magari arrivassi un bel nipotino. Senti, parliamo un po' del tuo rapporto con le donne, con le ragazze a quell'epoca, no? Ecco, tu dietro le quinte, cioè prima di una partita, dovevi essere bello riposato. Ecco, Eravamo come riposati. facevi con tua moglie o con la tua fidanzata? Allora, diciamo, il nostro periodo è stato anche contraddistinto dal periodo dell'Olanda, dove i calciatori olandesi erano liberi, cioè il sabato dormivano con le mogli, con le fidanzate. Da noi invece dovevi andare almeno 2 giorni prima della partita in ritiro, cioè significava tutta la squadra in ritiro, era vietato Cintura di castità a cintura di tutti. castità a tutti, quindi dopo la partita si poteva fare tutto, ma prima della partita era vietatissimo. Ma come la prendevate? Voi che eravate giovani, avevate gli ormoni a mille. Beh, era un castigo perché comunque a 19 anni vuoi vivere la tua vita. Io fino ai 30 anni non ho mai visto la discoteca, perché noi andavamo in ritiro il venerdì o il sabato, che di solito è il giorno dove i giovani vanno in discoteca, e quindi io andavo in ritiro, la domenica giocavo e dal lunedì si ritornava a fare la vita normale, perché tutti andavano a scuola, andavano, le discoteche erano chiuse, quindi la discoteca l'ho vista veramente dopo. E non importa, forse si vive meglio prima, dopo. Cioè all'inizio è una curiosità, secondo me, o no? Beh, Cioè la diciamo vedi che già in maniera più matura, quindi la vivi bene. la vivi bene perché poi fai una cosa che ti piace fare. Però è come se quel periodo un po' alla fine ti manca. Adesso cambiamo argomento, torniamo al calcio. Ecco, il calcio oggi, il Non mi Bari piace. soprattutto in particolare. Non mi piace perché manca l'entusiasmo che ci vuole nel calcio. Chi fa calcio, fa questo sport, deve essere passionale. Quando si iniziano a fare i conti non mi piace più.
si vuole investire sui giovani per guadagnare. Ma ai tempi tuoi non era così? E i tempi miei, no, non era così perché noi intanto guadagnavamo il giusto, non c'erano tanti miliardi, poi non c'erano neanche tanti sponsor, allora si viveva sugli incassi. Ora c'è Premium, c'è Sky che ti sovvenzionano, quindi le società non hanno neanche interesse a formare squadre forti per vincere il campionato. Bene, e quindi insomma ti ha un po' deluso questa cosa. Mi ha deluso, io parlo del Bari, ma parlo in generale. Infatti molte squadre stanno scomparendo, soprattutto in Puglia, a parte il Bari che gioca in Dai, B. anche perché per tenerle bisogna avere anche un po' di denaro, no? Bisogna avere i soldi se tu non vai ad investire sul settore giovanile, perché se parti dal basso e riesci a costruire giovani del posto, intanto aumenti il senso di appartenenza. La gente viene allo stadio perché vuol vedere il ragazzino del quartiere, come succedeva a Certo, noi una come no? Ed è volta. importante E anche, quindi è si crea importante. quell'interesse che ultimamente si è perso. Io vedo che comunque il calcio non cambia da paese a paese, anche il calcio di serie, Di Serie A, no, quello inferiore, dilettanti. sì, è seguito anche in un paesino, è una cosa bella, è una cosa bella il tifo. Sì, potenzialmente diciamo che stanno ritornando i derby proprio nelle categorie minori, tipo allora io mi ricordo un Neucattaro Rutigliano, 4.000 spettatori con le squadre che giocavano in Eccellenza, che è un campionato dilettantistico, mentre allo stadio di Bari vedevamo il record negativo di tifosi, credo 142 paganti. Senti, e per quanto riguarda la violenza negli stadi, secondo te è più violento il nord o il sud? Secondo me la violenza è violenza, perché poi non è un fenomeno che nasce nel calcio, cioè si manifesta perché comunque allo stadio si va e lo stadio dà visibilità perché ci sono TV, collegamenti, quindi per molti di questi che si comportano in un certo modo diventa uno strumento di pubblicità. È È così, è vero. così. Sì. Senti, adesso chiudiamo questa nostra bella conversazione. Mi dispiace perché ti vorrei fare tante domande. Com'è nata la tua trasmissione con la Gazzetta Meridionale, con Rino Lo Russo? Beh, con Rino, Nicola Sciortino, sono tutti, diciamo, amici miei, quindi ci siamo visti, è nato un po' per gioco, perché non proviamo a fare una trasmissione radiofonica, vediamo, iniziamo, poi magari. Come l'avete intitolata? Lunedì Come si chiama, Nicola? Scusami perché. sportivo. Lunedì sportivo. Facciamo tagliare questa taglia. No, ma andiamola No, così, no, è stato andiamo. un vuoto di memoria. Senti, no, perché effettivamente quando un titolo è così semplice, certe volte uno pensa che se lo ricordi facilmente, invece non Invece se lo della ricordi. domenica sportiva, siccome lo facciamo lunedì, quindi lunedì Lunedì sportivo. sportivo, giusto. Senti, e quindi poi che cosa è nato? Come è Senti, è stato? nato che mi sto divertendo perché io vado allo stadio, però vado più che altro per stare con gli amici, cioè nel senso che stiamo lì la chiacchiera e poi ogni tanto guardiamo la partita, non la seguo intensamente. Invece, sapendo che poi lunedì devo commentare la partita del giorno prima, sono costretto comunque a focalizzarmi più sulle azioni nello specifico e quindi Quindi sei più devo aggiornato, dire, mi diciamo piace di così. più anche se io lavoro anche con l'Atalanta, no? Allora, se mi manda l'Atalanta a visionare un ragazzo, torno a casa e sono stanchissimo, perché devo stare concentrato sul calciatore che vado a vedere. Se invece vado con gli amici, l'allegria, c'è l'allegria, ci sono amici magari che non vedi da un po' di tempo, quindi si ride. La partita passa, non dico in secondo ordine, però è un riempitivo, ecco, della giornata.
Senti, tu comunque con Rino Lo Russo, lo dicono tutti, siete una coppia affiatatissima e poi state proprio visivamente bene, cioè Dicono pure che sembrate due fratelli, no, non lo so, sembrate fatti apposta per quella trasmissione, è è incredibile. vero perché quando avevo appuntamento con Rino, mi chiamò e mi disse: Giorgio, vengo alle 3 al campo a trovarti. Lo vidi arrivare nel campo, lo vidi arrivare da lontano e disse: Ma che sono io quello lì? Cioè, sembrava. E quindi mi sono un po' spaventato, mi sono un po' spaventato. No, comunque diciamo che dai, mi trovo bene con Rino, anche perché lui è un tipico giornalista tranquillo, difficilmente, anche Come se poi la sua la dice sempre, perché è giusto che sia così, però ecco, siamo abbastanza tranquilli. no? Bene, facciamo un po' di pubblicità pure. Quindi ogni lunedì. Seguite il lunedì sportivo con Rino Lo Russo e Giorgio Detrizio. Che poi per giunta se lo potete seguire a qualsiasi ora Non mi chiedere l'indirizzo. perché è online, quindi basta cliccare, basta fare un click a qualsiasi ora e E oltre ad andate a andare in seguire. diretta, Eh sì, io ovviamente lo conosco Rino. potrete ascoltare in differita e presto diventerà anche video, speriamo. Speriamo, Lo dipende possiamo dal nostro produttore. dal nostro produttore. Ce Nico l'auguriamo. è il nostro È il produttore, nostro Nico. produttore. Io inviterei un attimo Nicola. Ti ho chiamato in. Un No. attimo solo, dai Nicola, concedicelo un attimo. No, Non è andato dal barbiere. non è andato dal barbiere. È dietro le quinte È tanto buona il Natale nostro questa. responsabile. Facciamo adesso un Però questa saluto. mandala così com'è. La mandiamo così Sì, com'è, sì. la mandiamo così com'è. Facciamo un saluto sempre dalla Mediateca per la Gazzetta Meridionale. Meridionale. Un ciao da Clelia Conte E da e Giorgio Detrizio. ciao.